seguiamo per la prima volta anche gli esordienti A dell'Arezzo questa sera, allenati da Stefano Saviotti, che affrontano il Pontedera. Arezzo che cerca di trovare il successo, magari per tentare di agganciare tutto quello pistoiese, che precedono l'Arezzo di 1-2 punti in classifica. L'andata finì 2-2 tra Arezzo e Pontedera e dunque vedremo come finirà oggi dunque la sfida tra le due formazioni. Andiamo a leggerle. Cominciamo dall'Arezzo, che gioca con Feliciani, Acquisti, Brogi, Scartoni, Grazzi, Martini, Scatizzi, Zelli, Bonavita, Volpi e Boncompagni. Andiamo a vedere anche la formazione del Città di Pontedera, allenata da Alessandro Consani, squadra che si schiera con Campinotti, Terraschi, Londi, Iaia, Sartini, Nannetti, Novi, Salvadori, Taddeini, Bartotti e Benedetti. Dunque questa la formazione del Pontedera, che ha iniziato dunque a giocare con l'Arezzo, che però recupera il pallone, tanto il recupero Boncompagni, poi il pallone che arriva in mezzo. La prima presa della partita da parte di Campinotti. Ricordiamo, si giocano tre tempi da 20 minuti. In caso di vittoria, in ogni singolo tempo ci sarà un punto per la squadra vittoriosa. Attenzione al Pontedera, che sta attaccando con Bardotti tutto solo. Bardotti scarta il portiere, la porta è vuota e c'è subito il gol. Subito il gol del Pontedera, che passa in vantaggio dopo neanche un minuto, 50 secondi, la rete di Bardotti. Volpi, ecco l'apertura buona per Brogi, Brogi, dribbling secco, Brogi, cross interessante, la porta è vuota, c'è la rete dell'1-1, proprio all'ultimo istante arriva il gol su questo traversone, con Scatizzi che ha messo dentro sul traversone da sinistra. L'Arezzo pareggia proprio al 21esimo. Si libera Panicucci, attenzione alla finta, Panicucci in area, sinistro è centrale, Ermini due tempi, blocca. Volpi, ancora di testa, Panicucci, attenzione Panicucci, pallonetto, arriva poi il gol di Novi. Arriva il gol di Novi, si arrabbiano i giocatori dell'Arezzo con l'arbitro. Ha forse fischiato un fallo che c'era stato su Volpi. Panicucci si libera di Grazia, attenzione, Panicucci rientra sul destro, Panicucci apre poi per Novi, Novi prova l'affondo, Novi pallone dentro per il colpo di testa vincente di Panicucci. C'è il raddoppio del Pontedera al 14:30. Finita qua, finisce 0-0 il terzo tempo tra Arezzo e Pontedera. E dunque il Pontedera si aggiudica questa sfida con il punteggio di 3-2. Con Stefano Saviotti, allenatore degli esordienti A dell'Arezzo. Allora, un ottimo primo tempo in cui l'Arezzo ha pareggiato nel finale, però indubbiamente meritava di più, poi più difficoltà nelle altre due frazioni. Diciamo che è un po' la partita simbolo della nostra annata, in quanto sempre gli episodi non ci avvantaggiano e regaliamo abbastanza facilmente un gol agli avversari e fatichiamo a rifarlo, e si è visto anche oggi un buon palleggio, infatti soprattutto nel primo tempo, dopo tra difficoltà fisiche e sopravvento degli avversari facciamo più fatica, però proviamo a imporre il nostro gioco come facciamo sempre tutte le domeniche, insomma. Ecco, siamo al termine ormai di questa stagione, che bilancio fai del tuo lavoro? Un lavoro, tanto non spetta solo a me giudicarlo, però secondo me un buon lavoro, un buon progresso dei ragazzi, in quanto ce la siamo giocati con tutti, anche con le squadre di prima fascia, anche domenica scorsa con la Fiorentina abbiamo fatto un'ottima partita dopo averne subite parecchia andata e non abbiamo più preso imbarcate come appunto l'andata giocandocela con tutti, quindi i ragazzi penso che sono cresciuti sia tecnicamente che atleticamente, tatticamente, psicologicamente, sotto tutti i punti di vista, quindi sono contento insomma del lavoro fatto. Ci saranno poi dei tornei adesso in cui sarete impegnati? Adesso ci sarà un torneo al
il 14 maggio alla Terina e successivamente a giugno con altre squadre professionistiche come Roma, Zagabria, anche internazionale, quindi vedremo lì altri se progrediamo ancora per la fine, il finale di stagione, insomma.